Salve a tutti ragazzi, I am Pepero Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo video di Luigi's Mansion. Potrebbe essere l'ultimo episodio, ragazzi, perché nello scorso video avevamo aperto tutte le stanze, anche questa qui, ragazzi, segreta. Ci siamo andati dalla stanza adiacente, c'era un buco, una tana di topo, ragazzi, e quindi siamo riusciti ad andare in quest'altra stanza segreta dove c'erano un po' di trofei, un po' di roba, un po' di forzieri, scusate. E abbiamo completato, come vedete, tutte le stanze del gioco. No, mi era sembrato che c'era qualcosa qui non completato, ma no, tutto completato, anche il tetto, ragazzi. Quindi c'è poco da fare ormai se non andare nell'ultima stanza. Anche perché abbiamo anche raccolto tutti, abbiamo anche assorbito tutti i bu del gioco, 50 su 50. Una volta assorbiti tutti, ci hanno dato questa pietra preziosa qui, gialla, ragazzi. Il topazio, non so insomma che cosa sia, non sono nominati. Queste pietre preziose, però abbiamo ottenuto anche quella che ci mancava, quindi abbiamo fatto veramente tutto. L'unica cosa che ci manca da fare è appunto andare nel sotterraneo per sfidare Rebu e fare probabilmente quello che è il boss finale. Molto probabilmente si era parlato anche di Bowser nel gioco, ma non lo so se effettivamente c'è o no. Secondo me sì, perché se no non se ne parlava nemmeno, sinceramente. Quindi insomma, per forza ci deve essere, dai, per forza, per forza. Assorbiamo qui il sudicio, poi andiamo di qua, facciamo così e andiamo, ragazzi, verso il corridoio. Sono andato a leggere una guida, semplicemente per il fatto. Attenzione, qui magari meglio non morire. Madonna buona, ok. Sono andato a leggere una guida e per oltrepassare questa porta, anzi non questa, ma quella che è al di là di questo corridoio, vi serviranno 40 bu. Anche se avete la chiave, infatti, se non avete 40 bu, Rebu vi spedirà, ragazzi, nell'atrio. Come abbiamo visto qualche episodio fa, ci aveva rispedito, ragazzi, nell'atrio. E adesso il momento finale. Riusciamo ad aprire questa porta? E certo che ci riusciamo. I rovi qui si tolgono e noi riusciamo ad aprire la porta. Questa animazione la voglio proprio vedere con la chiave dorata che ci ha dato, ragazzi, Vincent Van Gogh, il pittore fantasma che abbiamo affrontato nel secondo piano. Apriamo questa serratura, questa maniglia a forma di leone e eccoci qua nell'altare segreto. Ci eravamo già stati, ragazzi, attraverso questa qui da questa bocca, ma adesso, ragazzi, andiamo a salvare il povero Mario, come vedete che è intrappolato nel quadro. Avviciniamoci un po', vediamo un po' che succede. Ah, potrei stare delle ore ad ammirare il mio ritratto di Mario. È vero quello che si dice sull'arte, ci vuole molta sensibilità per poterlo apprezzare a fondo. Il modo in cui invochi aiuto, Mario, lo trovo così commovente. Forse perché mi ricordo quanti problemi mi hai causato in passato. Seriamente però, chi può veramente credere che si possa vincere in un palazzo, in un concorso? Uno stupidone. Ma cosa vi danno da mangiare a voi fratelli Mario? Zuppa di citrulli? Tuo fratello è venuto fino qua solo per essere trasformato in un quadro, è incredibile. Comunque, eccolo! Questo ritratto di Mario sembra solo, devo procurarmene anche uno di Luigi. Allora sì che la mia galleria sarà completa, ah ah ah, non ho paura di te, sciocco. Temo solo quel maledetto Poltergeist 3000 che ti porti appresso, tremendo. Ma io sono il re dei Boo, lo giuro, non avrò paura di uno stupido elettrodomestico. Devo dire che mi ripugna il modo in cui mi hai aspirato tutti i miei amici. Non pensare che scappi, ti farò vedere come lotta un vero Boo. E ora raggiungi tuo fratello, dentro al quadro. Mamma mia, ragazzi, ci ha voluto poco, eh. Ci ha lanciato la maledizione. Eccolo Bowser lì nel quadro. Mamma mia, ragazzi, eccolo qui. Ed ecco qui che Bowser ci assorbe dentro il quadro. Grande Luigi. Ovviamente, perfetto. Ci facciamo assorbire dentro il quadro. E ecco qua la boss battle finale. Siamo sul tetto? Sì, mi sembra di sì. Siamo sul tetto della mansion, del palazzo, ragazzi. E vediamo un pochino, qui ci sarà Luigi, sì, scusate, Bowser, eccolo qua. Bello grosso, che bestia, ragazzi, è enorme, è veramente enorme. Qui si piscia addosso veramente tantissimo. Bello, ragazzi, che bestia. E
Ed eccoci qua, battaglia contro Bowser. Non me l'aspettavo, mi aspettavo una battaglia contro Re Boo in realtà, ma sfidiamo Bowser in questo momento. Oh, lancia le classiche bombe. Io credo che qui il Poltergeist non gli faccia assolutamente niente, quindi andiamo a prendere le bombe qua, sinceramente, e gliele spariamo attenzione, gliele spariamo addosso se non ci facciamo colpire con il fuoco, chiaramente. Aspettiamo un po' che, ecco, ci ritiri le bombe, vediamo un attimo, dove le tiri, caro? Attenzione, sono spinose. Ok, colpito. Oh, che cazzo succede? Era un Bowser fittizio, ragazzi. Era finto questo Bowser. Attenzione, occhio, occhio, occhio. Madonnina. Il Bowser ci spara il ghiaccio, ma stiamo scherzando. 5 di vita gli ho tolto. Non ho avuto manco il tempo per far nulla. 5 di vita gli ho tolto e basta. Occhio qui. Ok, presa al volo la bomba, lanciamola. Ok. Dai che te l'ho lanciata però, eh. Dai, te l'ho lanciata la bomba. Non mi prendere per il culo, per favore. Ma che cazzo. Madonna, ragazzi, ma è complicata sta battaglia, eh. Minchia, gli ho lanciata addosso la bomba. Vabbè. Vabbè, ragazzi. Sto giocando di merda, veramente di merda. Cioè, sto perdendo. Vabbè, qui 20 di vita mi ha tolto solo con sto colpo. Ma dai, ragazzi. Sì, praticamente non ho fatto nessun danno e già sono morto. Penso proprio che adios Luigi qua. Mi sa proprio. Sì, ho capito, ma. Sì, ho capito, ma. Cioè, mi sembra un po' esagerato qui. Sì, qui non vedo un cazzo. Come cazzo faccio a vedere. Madonna, ragazzi. Non ho una sega di vita, raga. Non ho un cazzo di vita. Come faccio? Ma come? Ma come? Che cazzo? Madonna. Ma si potrà che gli passa in mezzo alle gambe? Dai, signori, ragazzi. Cioè, non si può. Non lo si può toccare. Non lo si può toccare, madonna buona. Dai, lanciami ste bombe di merda. Forza, Dio Cristo. Bisogna prenderti in testa. Dove cazzo ti piglio? Toh, pigliati questo nel culo, madonna, ragazzi. Non mi fate essere volgare, poi. Eh sì, va bene, bene. Dai, assorbiamo sto rebu. Sì, ma ora va. Ecco, niente, ragazzi. Una delle battaglie, penso, più di merda che abbia mai giocato nella storia dei videogiochi. Questa veramente è stata atroce. Ho giocato malissimo, però è vero che dovevo un attimo imparare i comandi, cioè il pattern, tra virgolette. Ma regà, cioè, ma come cazzo si fa? E questo devo aspettare che mi lancia il ghiaccio, poi tra l'altro devo stare attento che mi lancia il ghiaccio Bowser, ma per quale motivo? Vabbè, sto delirando sinceramente, quindi niente, dai, lo vado a rifare, tanto lo sapevo che dovevo morire prima o poi. No, come boss battle devo dire che è abbastanza tosta, cazzo, cioè, sinceramente, e le bombe gli passano in mezzo alle gambe, e quello gli passa in mezzo al culo, e che due coglioni, ragazzi, veramente, oh. Che palle, veramente. Ora speriamo che il filmato sia skippabile molto più velocemente, perché non c'ho voglia di risentirmi tutta il discorso di Re Bull lì. Andiamo, su, porco zio. Dai, rieccoci qua, ragazzi. Ora, bisogna stare attenti a Bowser. Io penso che per colpirlo per bene bisogna colpirlo in testa. E non nel corpo, se no non gli staccheremo la testa. Tanto questo, insomma... Adesso vediamo come me la cavo stavolta. Spero meglio, ragazzi, perché sennò son cazzi. Dai, qui non si può skippare una sega, ragazzi. Dai, bello, su, muoviti. Perfetto, dai, ci siamo. Allora, rimaniamo qui. Qui il fuoco lo evitiamo innanzitutto, ok? Perfetto. Ok, bombe. Stiamo così. Almeno riusciamo magari a prenderle. Ok, boom, addosso. Quando fa così, perfetto. Adesso bisogna stare attenti alle bombe che sono lì. Il ghiaccio che ci lancia Bowser. Attenzione, perché vedete che ci lancia anche parecchio ghiaccio. Dai. Vabbè, gli abbiamo tolto 150, insomma, senza perdere nemmeno una vita per ora. Quindi buono. Ora andiamo da quest'altra parte. Sfruttiamo comunque il palazzo, che è bello grande, no? Cioè, alla fine. Qui però, cioè, ma si potrà. Cioè, ragazzi, ma si potrà? Io stavo aspirando la bomba, non mi ha fatto un cazzo, non me l'ha aspirata, porco. Ma
Cioè, dai, raga, dai, raga, ma per favore, ma per favore, raga. Cioè, ma questo mi ha tolto 30 di danno così a cazzo proprio. Non è possibile, ragazzi. Cioè, stavo aspirando la bomba, perché non me l'ha afferrata? Ma perché non me l'ha afferrata? Non capisco. Raga, cioè, è impossibile praticamente fare nulla. È impossibile fare nulla. Raga, io, cioè, non si aspirano più le bombe, porco. No, vabbè, ragazzi, è assolutamente qualcosa di penoso questa boss battle, ma veramente, ma chi cazzo l'ha programmata? Ma è difficilissima, ma poi non si assorbe nulla. Cioè, bisogna stare addosso, bisogna andargli addosso alle bombe per colpirlo. Per assorbirle, bisogna andare addosso alle bombe per assorbirle, raga, ma vi pare normale? Porco, dai, ragazzi. Sì, ma poi non c'è possibilità di prendere un cuore o sbaglio? Proprio di zero cuori, proprio. Possibile, dai, ma possibile veramente. Non ci credo, non ci credo. Cioè, sono rimorto, è inutile continuare perché vedrai che... Guardate là. Vabbè, regà, io non ho veramente parole, sinceramente, della difficoltà di questa boss battle. È qualcosa di assurdo. Poi, pensare che bisogna ritornare qui nel laboratorio e poi riandare nuovamente giù nel sotterraneo per riandare in quella cazzo di stanza. Questa cosa mi fa venire il nervoso veramente, perché bisogna rifare 3 ore di camminata solo per arrivare in questa stanza, sorbirsi tutto il filmato non skippabile. No, veramente comunque è qualcosa di penoso. Non, ma poi non ci sono nemmeno dei cuoricini così per riprendere, almeno che, ma non dico tanto, dico una ventina di salute, no, niente. Niente di niente di niente di niente. Madonna, ragazzi, cioè veramente qualcosa di atroce. Ok, allora, adesso stiamo attenti. Abbiamo capito che per afferrare le bombe bisogna proprio andargli addosso con il poltergeist. Quindi non basta. Ma qui mi fa subito il salto, cioè capite, qui mi devo muovere costantemente. E penso che bisogna anche aspettare il prossimo round di bombe, esatto. Cioè, guarda, vedete che non è semplice, raga, non è semplice, veramente. In confronto agli altri livelli del gioco, questo mi pare molto, molto, molto difficile. Ok, glielo lanciamo, ma come vedete non c'ha... Sostanzialmente non ha effetto se glielo lanciate nel corpo, ragazzi. Qui 20 di vita, vai, perfetto. Qui 20 di vita, 25, che cazzo dico, di vita tolta. Così, random, solo perché ci ha aspirato con la sua bocca. Vabbè. Ma sto sclerando, ragazzi, cioè sto sclerando. Poi qui addosso, ma me la mandi subito addosso, Madonna buona, ma beccati questo. Eh sì, tanto non ne valsa la pena perché vedrai che... Occhio qui, ecco. Madonna, ragazzi. Regà, cioè, ma già 47 di vita, ma si potrà qui in qualche modo. Ah, qui pure l'attacco con la coda! No, no, vabbè, veramente, veramente, ragazzi. Io qui no, io no, non ci credo che non ci sia un modo. Non ci credo che non ci sia un modo per... Dai, raga. Niente, niente, ho perso di già, ragazzi. Ho già perso. Ho già perso, signori. Cioè, qui non ci credo che non ci sia veramente un modo. Un modo, ragazzi. Qui fa il salto, ragazzi. Così, a posto, mi atterra addosso. A posto, per pochissimo non mi prendeva. Qui muoio perché chiaramente non c'è tempo di fare niente, ragazzi. Cioè, io veramente... Io basta, mi sono rotto il cazzo, porco... Che poi ho capito, è proprio... È proprio... vaffanculo, è proprio la merda di obe... Cioè, è proprio odioso il fatto che ogni volta devo ritornare qui a piedi e ogni volta devo aspirare il sudicio di merda qui per cambiare la gravità e fare 3000 porte prima di arrivare... Madonna, raga, è veramente qualcosa di snervante, snervante. Cioè, per iniziare questa boss battle... Ci metti un botto di tempo. Qui si parte già con 10 di meno per colpa di questi cazzi. No, regà, mi devo calmare. Cioè, non è fattibile. Non è possibile una roba del genere. Non è possibile. Qui si parte già con 10 di meno. Qui bisogna aspettare i rovi che vanno via. E poi questo e poi quell'altro. Regà, ma dai, su, dai, Cristo di santo. Qui che cazzo c'è? Qualcosa? Non c'è una sega qui.
Ah, c'è. Sì, c'è uno specchio, c'è. Madonna buona. Ok, dai, vediamo un pochino stavolta se ce la fo. Sì, con 10 di vita, ragazzi, ma che ce la fo? Io sono sicuro che lo dovrò fare parecchie volte questo livello e dovrò bestemmiare ancora i santi. Quindi mi devo mettere l'anima in pace e dire ok, quanto ci vuole ci vuole, quanto ci vuole ci vuole e quando lo finisco lo finisco. Non importa se ci metto 80 tentativi e se ci metto 2 giorni. L'importante, ragazzi, è finirlo. No, ma veramente, qui partiamo poi con 90. È qualcosa questo che mi snerba l'anima davvero tantissimo. Qui, oh, qui che fai? Il salto fai? No, vieni e basta. Vieni addosso. Qui aspiri tutto. Qui gliele lanciamo addosso, ma chiaramente non lo prendiamo, ovviamente, perché la nostra mira. Poi, cioè, anche il fatto che non si può un secondo invertire la visuale, raga. Ma guardate là che cazzo di mira che ha questo uomo. Che cazzo di mira che ha quest'uomo. Ora io come farei? Come faccio ad andare via? Come faccio a schivare colpi se mi ha intrappolato in una merda di angolino, ragazzi? Come faccio io a schivare colpi di questo del ghiaccio? Come faccio? Me lo spiegate? No, nessuno me lo spiegherà questa cosa, chiaramente. Poi qui, occhio, non gli andate troppo lontano, perché sennò questo fa il salto e ciao, arrivederci. Boom, ok, dai, dai, dai. Questo è un bel colpo, questo è un bel colpo. Questo è un bel colpo, occhio al ghiaccio, occhio, ecco, madonna, madonna! Raga, ma ti pare che ti lancia il ghiaccio mentre provi a assorbire il bu? Ma ti pare? Non è possibile! Questa cosa non è fattibile, questa cosa, ragazzi. Non è fattibile, è uno snervamento e basta. Madonna buona, cioè qui addosso me la sono dovuta lanciare la bomba per colpirlo, addosso! Ok, piano piano raga, sì, piano piano, però una sega, Dio buono, c'ho ancora 371 di vita, io c'ho 49. Cioè, ragazzi, ho partito con die meno 10, però insomma, qui aspettiamo un secondo. Qui le colonne, tra l'altro, le ha mandate in culo al mondo. Qui aspettiamo, vedete che. Oh, ora si prende questa. Niente, ragazzi, niente. Non bisogna andargli nemmeno troppo lontano da quando tira le bombe, perché sennò poi lui ti farà quel salto e è difficile poi colpirlo. Quindi va bene tipo così. Ora qui io cerco di afferrare una bomba. Io cerco di afferrare una bomba, ma come cazzo faccio? Ma mi brucia, cioè mi sputa e mi brucia. No, vabbè, ragazzi. Vabbè, è qualcosa di impossibile questa cosa. Cioè, è impossibile questa cosa. Ora stavamo andando bene, ma niente, ci ho dovuto colpire con il cazzo di ghiaccio. Quindi ho 6 di vita. Niente, anche stavolta ovviamente sono fottuto, raga, che ve lo dico a fare. Qui fa il salto perché eravamo troppo lontani e mi prenderà sicuramente in culo, ecco. Qui è inutile prendere la bomba, tanto ci scoppia addosso se proviamo a prenderla, quindi è inutile totalmente, ve lo dico io. Qui occhio alla fiamma. E qui niente, ragazzi, e qui niente, ragazzi, qui niente, ragazzi. Fatto, semplicemente morti, così, perché tanto è così, è così, è così, è impossibile, ragazzi. Ora, fa non facciamoci colpire da ste palle, per favore, perché davvero se no. Allora, ora provo ad adottare un'altra strategia, nel senso che cercherò di fare molto più con calma e cercherò anche di parlare il meno possibile, in modo che almeno mi concentro solo ed esclusivamente sul gioco e non bestemmio, basta. E voglio cercare di fare con molta calma, quindi anche se ci metto tanto, insomma, non è a tempo, ragazzi. Quindi aspirerò il fantasma, prenderò la bomba solo nei momenti giusti, sperando di trovare questi momenti giusti, chiaramente. E se non mi conviene fare un'operazione, ragazzi, non la faccio ed aspetto semplicemente. Tanto qui è inutile andare avanti cercando di afferrare queste bombe quando non ce la faccio proprio ad afferrarle. Quindi vediamo un pochino, dai, come va adesso. Speriamo bene, ragazzi. Io questa è l'unica cosa che posso dire.
Qui siamo lì lontani, poi qui occhio, muoviamoci in orizzontale o in verticale, un po' dipende dal punto di vista. Qui occhio, occhio, occhio. Qui, ah, madonna, vedi che già quasi ci aspirava qui. Prendiamo lì la bomba. Oh, ok, 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 è andata bene. Qui, qui facciamo così. Lo attiriamo così. Occhio al ghiaccio. Occhio al ghiaccio, non so. Ulla! Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va. Questa è andata benissimo stavolta. Questa cosa è andata benissimo stavolta. Questa volta top. Perfetto. Ora lancia le bombe, ok. Occhio, occhio, occhio! Ehi, attenzione. Ok. Il fuoco è bello. No, 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 no. Ecco ragazzi, vedete, però così no, vedete. Però così no. Cioè, a me la cosa che è questa è una cosa per me, per quanto riguarda, assurda, perché te non puoi farmi togliere già 25 di vita e poi non contento mi bruci anche. Cioè, questa non è una cosa fattibile, secondo me. Questa non è una cosa fattibile, secondo me, perché non vale proprio. Cioè, te già mi hai tolto un sacco di vita in quel modo. Poi mi bruci anche quando sono totalmente inerme, perché sono totalmente inerme e mi bruci anche. Questa è una cosa che non è fattibile, raga. Cioè, veramente non è fattibile, perché mi porti da 70 a 38 di vita così in un lampo. E non è giusto, semplicemente. Cioè, non mi voglio lamentare troppo, raga, ma non è giusto che mi colpisci con la fiamma quando sono totalmente inerme, insomma. Ok, dai. Qui prepariamoci subito. Andiamo un po' avanti e indietro, qui magari, senza farsi colpire troppo. Ecco, cerchiamo di... se lo mantenevamo un pochino di più, forse riuscivamo a fare più danni. Qui io... Oh, che cazzo succede? Ma che cazzo? Ma si può sapere come faccio a evitare questo colpo? No, vabbè, raga, io vi giuro, non ho parole, non ho parole, non ho parole, non ho veramente parole, cazzo. Sì, va bene. Oh, sbaglio io nel mantenerlo per poco tempo. Occhio qui, eh. Oh, alla testa girata. Ah, vabbè, ragazzi. Ci ha tolto. Ci ha one shottato, ragazzi. Ci ha one shottato. Ci ha one shottato. Ci ha one shottato. Da 18 a 0. Perché? Perché sì. Perché così? Non è che mi toglie 10. No, mi toglie 20. Mi sono rotto il cazzo. Ci riprovo domani. Basta. Mi sono proprio rotto i coglioni. E cercherò anche di parlare il meno possibile. E non bestemmio, basta. Ok, dai raga, dai raga, stavolta ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare stavolta, ragazzi. Bene, bene, si parte perfettamente. Ok, ok, piano piano, dai, piano piano. Ce la faccio a non perdere più nessuna vita. Per favore, per favore, per favore. Guardate ragazzi, guardate, gli sono andato addosso. Raga, gli sono andato addosso con l'aspirapolvere eppure non l'ho aspirato. Ditemi voi se questo è normale, cioè io non lo so. Grazie, mi raccomando. Bello, bello, bella mira, bravo. Ovviamente non vedo un cazzo, ragazzi, chiaramente. Guardate, raga, io non riesco a prendere ste cazzo di bombe. Cristo, e mi ha ucciso, chiaramente. Mi ha distrutto in due colpi, ammazzato. Il ghiaccio mi toglie 12. Niente, guarda, ma nemmeno per sbaglio, ragazzi. C'ha ancora 80.000 di vita.
Vabbè, raga, niente, dai. Niente, per me questo livello è impossibile. È impossibile, veramente. Non riesco a farlo. Io non riesco a farlo. Ditemi voi, come cazzo si fa? Sono allontanato troppo, ha saltato, merda. Quando salta nemmeno ci prova a prendere la bomba, ho capito perché tanto è inutile. Sinceramente, quindi andiamogli un po' più vicino ora, esatto, semmai. Ok, bene. Ok, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Occhio, occhio qui che è pazzo ragazzi, è pazzo signori. Ok. 5 di vita abbiamo perso e ma sti cazzi. No, no! Ma come? Vabbè, sto zitto, sto zitto, sto zitto. Questo gioco qualche volta veramente ti manda in bestia, ma semplicemente perché pensi di aver recuperato, pensi di aver fatto, pensi di aver preso, invece niente. Pensi di aver aspirato, invece un cazzo. Ok, vai. Dai, 36, 36 signori, 36. Ci si fa un no, qui attenzione che corre come un pazzo. Attenzione, corre come un matto, stiamo qua. Qui non ci dovrebbe colpire, beh, non lo so, Forse è una cazzata che sto dicendo io, ma non lo so, ragazzi, sinceramente. Vieni, bello, dai. Dai. Dai, cazzo, sì, signori, sì. Oh, finalmente, bimbi, non ne potevo più. Spero che sia finita qui. Non ne potevo più. Stavolta è andata molto bene, devo dire, un bel 82 di vita. Ci ho messo un sacco di tempo, ragazzi, un bel po' di tentativi. Però ce l'ho fatta. Che succede? Luigi.
Luigi, ce l'hai fatta, veramente notevole ragazzo. Io ti ho dato solo il Portegras 3000, ma tu ce l'hai fatta da solo, fino in fondo, bravo. Mi ha riso così, snip, fiero, snort, ricomponiti, strambic. Cos'è? Hai trovato il rebù? Come dici, è saltato in un quadro di Bowser e ti ha lanciato del fuoco? Bene, bene, in tutti i miei anni di ricerca sui fantasmi non ho mai sentito niente di simile e ho alle spalle una carriera di 60 anni. Mi ricordo ancora quando ho iniziato da giovane, tremavo alla sola vista di un fantasma. Oh, scusa, il mio vecchio cervello si perde tra i ricordi, potrei sedermi e stare qui a raccontare per ore. Pensa che quando... Va bene, Luigi, prendi il ritratto di tuo fratello e portalo al laboratorio. Il poveretto dorme come un ghiro, deve essere crollato, esausto, ma sollevato al vederti arrivare. Preparerò la macchina per far tornare tuo fratello al tuo stato originale, ok? Vi aspetto tutte e due. Oh. Quindi prendiamo, ragazzi, il quadro di Mario. Questo non era un Bowser vero, ma era solo probabilmente una creazione del Reboot. Visto che siamo entrati in questa sorta di incubo, no? In questo mondo distorto, possiamo dire. Ok, vediamo che ci dice un po' il prof Strambic. Questo ti confonderà un po'. Hai compiuto la tua missione in una sola notte. Bravo Luigi, quindi tutto questo, ragazzi, tutto quello che avete visto nei vari video di Luigi's Mansion si è svolto in una sola notte. Che bello. Il palazzo costruito dai Boo è scomparso nella notte, ma il tesoro è proprio vero. A me però non interessa, perciò tienitelo pure tutto e fanne quel che ti pare. Cosa? Non ne puoi più di frugare dappertutto per cercare i soldi? No, ti prego, no. Allora è giunto il momento di recuperare tuo fratello. Certo che tuo fratello è importante, ma prima dobbiamo occuparci degli ultimi fantasmi. Che vuol dire, ragazzi? Ah, vabbè, certo, perché abbiamo aspirato comunque nell'area 4 altri fantasmi. E eccolo qua, ragazzi, la testa di Bowser e anche altri fantasmi. Bimbi, è stata veramente difficile come boss battle. Mi sono agitato tantissimo, vi chiedo scusa se magari ho bestemmiato più del dovuto, anche se non ho bestemmiato chiaramente, però insomma è stata veramente dura. I fantasmi sono invisibili, allora dobbiamo, che dice sempre la stessa cosa, renderli visibili e ritrattivi, va bene, trasformarli in ritratti, forse è molto meglio detta così. Esatto, ok, perfetto. Quindi quello del vaso, abbiamo poi la ragazzina lì che faceva la piscia a letto. Poi abbiamo questo essere verde che non ho capito che cazzo sia, sinceramente. Questo è lo zio Foscoli, i gemelli, anzi no, i soldatini. E poi abbiamo infine il signor Gelone lì e basta. Scommetto gli ultimi capelli rimastimi che nessun altro ha dei quadri belli come i miei. Eh sì, probabilmente sì. Ecco qua, area 4, ragazzi, come vedete. Lo zio Fosco, Basilio. Vincent Van Gogh, ecco che era. Soporina, i soldatini meccanici, il signor Cimone e il re Boo, che è l'ultimo quadro, ragazzi, chiaramente del gioco. E sono sicuro di aver preso tutto, ma tutto, tutto. Abbiamo preso un totale di 23 fantasmi. Ecco, come vedete, che qui soldi a palate a gogo. E abbiamo in totale, ragazzi, abbiamo fatto in questa run, alla fine penso che c'è un high score, diciamo, no? Quindi un totale di soldi da prendere, probabilmente ci sarà un massimo anche, ma noi abbiamo trovato 71 milioni e 400 mila di, e salviamo questo gioco, ragazzi. Che cosa è successo? Ah, adesso c'è tipo un New Game Plus. Come funziona? Vediamo un pochino cosa succede. Vediamo un po', ultimo filmatino. Ritratifichiamo anche il nostro Mario. Infatti ci aveva detto subito che questa macchina convertiva anche ritratti in fantasmi, in questo caso in persone vere. Si spera che non esca un Mario fantasma, ce l'aveva detto all'inizio, infatti non avevo capito a che cosa si riferisse. Adesso ho capito perché ritrasformiamo Mario in una persona vera finalmente. Con questa musichina, tra l'altro, veramente veramente top. Ed eccoci qua. Madonna buona, come fa a passare dentro quel coso? Olè, perfetto. Oh. Ed ecco qua Mario, che non ci capisce più niente dopo essere stato una notte nel quadro, anche di più forse. E Luigi, che piange dalla gioia, ragazzi. Veramente una scena commovente. Proprio indemoniato, piange e ride insieme, ragazzi. È giustamente dispiaciuto, ma anche molto felice.
Perfetto ragazzi, eh sì, finisce qui Luigi's Mansion, un gioco devo dire molto figo, non l'avevo mai giocato prima, proprio mai, nemmeno per un emulatore, assolutamente niente, zero di zero, e sono contento di averlo portato, anche perché comunque prima che esca questa serie sicuramente... Molte persone mi avevano chiesto di portare Luigi, molte persone, insomma, alcuni ragazzi mi avevano chiesto di portare Luigi's Mansion e quindi spero di avervi accontentati. Io mi sono veramente divertito e tra l'altro ci sono anche i seguiti, ci sono i sequel, il 2 ed il 3, il 3 per la Switch e addirittura credo proprio che nel Nintendo Direct di pochi giorni fa, ragazzi, che si è svolto pochi giorni fa dove hanno annunciato tra l'altro Super Mario Bros. Wonder, gioco che voglio giocare assolutamente, hanno anche annunciato un Luigi's Mansion's Dark Moon, se non mi sbaglio, che dovrebbe essere a quanto ho capito, ma non so se sto dicendo una cavolata o no, il remake del 2. Quindi uscirà un remake del 2, gioco originariamente uscito per il Nintendo 3DS per Switch. Quindi io non so sinceramente se aspettare un remake del 2 oppure se giocarmelo per Nintendo 3DS. Chissà, ragazzi, adesso vediamo un po', però ci sta che vorrò fare il 2 perché questo mi è piaciuto e ci sta di continuare per vedere anche quali novità hanno apportato, ragazzi, hanno portato nei seguiti. La Switch non ce l'ho, però sono diciamo in trattativa con un ragazzo che me la potrebbe vendere, quindi ci sta che magari me la prendo prima o poi. Comunque, raga, vediamo un po'. Questo è il Pepiaru del futuro che vi parla. Ovviamente sapete benissimo tutti che ho acquistato finalmente la Switch. Porterò Luigi's Mansion 2 HD Remake quando uscirà, quindi ragazzi dovrete purtroppo aspettare il 2024 per vedere appunto il mio gameplay su Luigi's Mansion 2 HD. Sicuramente faremo un sacco di altri giochi insieme della serie di Super Mario e non solo, quindi mi raccomando, vi aspetto nel 2024. Non so quando uscirà Luigi's Mansion 2 HD, probabilmente in estate 2024, ci sarà da aspettare un pochino, lo so, però ragazzi, secondo me l'attesa ne varrà sicuramente la pena. Qui ci sono degli special thanks. Io vorrei andare a vedere, tra l'altro, la galleria completata, con i quadri tutti ritrattificati. Sinceramente, mi piacerebbe andarla a vedere prima di concludere l'episodio. E vediamo un pochino, ragazzi, perché lì nel file di salvataggio, tra l'altro, leggiamo così la questione dei fantasmi fu sistemata. Il professor Strambi, che era così contento di aver recuperato tutti i suoi ritratti, che con il tesoro trovato da Luigi, gli costruì una nuova casa. Ecco qui, perché la casa poi sparisce. E ecco questa è la nuova casa, ragazzi, del dottor Strange, sembra quella dei Simpson, veramente bruttissimo. Categoria B, benvenuto il tuo nuovo palazzo di Luigi, Cat B, categoria B, cosa vuol dire, raga? Ecco, questo non lo so, sinceramente. Magari il Pepiaru del futuro ve lo dirà ora. È molto semplice, in base a quanti soldi avete collezionato alla fine del gioco, otterrete un ranking, una categoria che va dalla H alla A. Solo nella versione del 3DS ci può essere la rank S, la categoria S, ma nella versione GameCube che sto giocando attualmente va fino alla A. Noi abbiamo fatto la B, quindi diciamo che non mi posso lamentare al 100%. Avrei voluto una A, ovviamente, però avremmo dovuto stare più attenti ai vari soldi. Avendo fatto 71 milioni, vi dico anche quanto mi mancava per prendere la rank A. Per prendere la categoria A avrei dovuto fare più di 150 milioni, visto che sto giocando nella versione europea, quindi PAL del gioco, più difficile della versione americana e giapponese, la NTSC. Per la quale devi prendere più di 100 milioni. E anzi, noi per poco che abbiamo preso la categoria B, perché la categoria B è accessibile solo a chi ha preso più di 70 milioni. Noi ne abbiamo presi 71, quindi considerate, ragazzi, che per poco non finivamo nella C. Insomma, abbiamo fatto, anzi, ho fatto
un gameplay sicuramente decente, ma non poi così tanto. Ragazzi, se mai facessi il gameplay di Luigi's Mansion per il 3DS, quindi il remake che è uscito per il 3DS, punterei sicuramente alla categoria S, per quanto sicuramente sia molto molto difficile fare tutti questi soldi. Un giorno magari faremo un remake per il 3DS e punterò alla categoria S. Avete visto comunque in sovraimpressione tutte le categorie dalla H alla A. 71 milioni e 400 mila di fatti, ragazzi. Ecco fatto. Ed eccoci qua, quindi, ed eccoci qua di nuovo nel titolo principale, come vedete fino ad area 1. Io vorrei un secondo ritornare qua per andare a... Ma non è finito, allora, non è finita qui, il palazzo nascosto. Molto interessante questo. Che cos'è? Comunque, come vediamo, ragazzi, questo primo quadro ci segnala appunto il quadro del Palazzo Nuovo. Questi sono i vari quadri, come vedete, li ho completati tutti. E nell'ultima stanza si dovrebbe trovare anche appunto l'ultimo quadro di Bowser, come vedete, ragazzi, che il 23esimo quadro di Bowser e Rebu, ovviamente. Quindi questo è quanto, raga. Io sinceramente vorrei anche andare a vedere a questo punto che cos'è questo palazzo nascosto, perché ormai sono curioso. Sì, assolutamente. Andiamo al laboratorio e fammi vedere che cos'è questo palazzo nascosto, sinceramente, perché non lo so. Niente tremarella, Luigi, ok. Qui sempre la solita solfa, sempre il solito filmato, sembra almeno. Ok. Siamo al piano terra e qui, ragazzi, io... Allora, lo specchio è a sinistra questa volta. Che cosa succede? Ok, qui leggiamo. Tanto ci dice sempre la stessa cosa che ci aveva detto. Mi è venuto il panico, non sapevo cosa fare, eccetera, 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 eccetera. Lascia fare a me, chiaramente, gli diciamo, almeno possiamo anche salvare. Qui accendiamo il tutto. Salviamo, vabbè, salviamo, tanto appunto qui non ci interessa molto. Perfetto, allora. Regà, che cos'è questo palazzo nascosto? Non lo so, mi vado a informare. Ah, perfetto ragazzi, come immaginavo, questa è una versione appunto del palazzo, ma semplicemente più difficile, quindi è la stessa identica cosa, qui tra l'altro ci casca anche il lampadario in testa, va bene? È la stessa identica cosa, solo molto più difficile, ma alla fine non cambia assolutamente nulla. Il Poltergeist 3000 è 2 volte più forte, però, ma i nemici sono più forti e Luigi potrà ottenere più soldi, ragazzi. E probabilmente anche, non so se ho visto tipo nel remake che hanno fatto per il 3DS, sì, perché di questo gioco hanno fatto un remake per il 3DS. Io ho voluto giocare all'originale perché mi piaceva di più, insomma, giocare all'originale, ma per il remake del 3DS ci dovrebbe essere tipo un quadro diverso quando sconfiggi Rebu nella versione appunto Palazzo Nascosto. Quindi non è nient'altro, ragazzi, che una versione un po' più difficile del gioco che serve per ottenere punteggi molto più elevati. Ma noi ed è tutto al contrario, come vedete, è tutto speculare, esatto, come se fossimo dentro uno specchio. Infatti, come vedete, c'è la L di Luigi al contrario, sembra quasi infatti la L di Waluigi stavolta. Non so se ci sono altri segreti, ma semmai se ci sono altri segreti che scopro, magari che appunto sono degni di nota e degni di essere portati, diciamo, qui sul canale, farò un video, diciamo, bonus dove appunto vi dirò altri segreti se ci sono. Ma per questa sera, ragazzi, secondo me è tutto, finisce qui. Io vi ringrazio veramente a tutti se avete seguito tutti gli episodi di questa serie e noi ci vediamo in una prossima serie. Se avete dei consigli da darmi appunto su un prossimo titolo da portare, io li ascolterò, ovviamente ascolterò e leggerò tutti i vostri commenti.
Poi prenderò in considerazione le vostre proposte e deciderò magari anche che fare in base ad esse. Io vi saluto e vi ringrazio. Se vi è piaciuta questa serie e questo video, mettete un bellissimo like, iscrivetevi e commentate, mi raccomando, per supportare il mio canale. Noi ci vediamo in una prossima serie da Pepe Zorbe. È tutto, ciao a tutti.